una Calabria di pasta di zucchero che farà bella mostra su una torta di ben 130 metri quadrati, la più grande del mondo che rappresenterà l'Italia. E questo è il progetto cui stanno lavorando 5 ragazze con la passione per il cake design, ossia l'arte della decorazione dei dolci. La base operativa del quintetto è Tortora, dove vi siedono alcune delle componenti. L'obiettivo è entrare nel Guinness dei primati. Una prima esposizione del progetto sarà a marzo all'Expo di Milano. Al fianco del quintetto anche tanti sponsor, tra cui l'Associazione Calabrese sulla Rotta dell'Azzurro del Praiese, Marco Lopez. È una squadra che partecipa ad un concorso indetto dall'Associazione Nazionale Cake Designer Italia che vuole andare a superare il Guinness World Record con la torta più grande del mondo. Il record attualmente è tenuto dall'Inghilterra, è di 120 metri quadrati di torta, tutta commestibile. E quindi noi dovremo realizzare una torta di 130 metri quadri, tutta interamente commestibile, tutta decorata, e questa torta avrà la forma dell'Italia praticamente. In tutto ci sono 32 squadre per un totale di 132 partecipanti, 32 squadre che rappresentano le varie regioni d'Italia. In ogni regione si sono formati una o più squadre che competono fra loro. Alla fine verrà scelta una squadra per ogni regione e sul cui progetto verrà realizzata ogni singola regione nel Guinness World Record. Quante persone stanno lavorando a questo progetto? Allora, siamo in 5, siamo io, Matilde Fondacaro, Bernardina Pierdonati, Mariangela Zaccaro e Filomena Tucci. Siamo 4 ragazze della Calabria e una ragazza della Basilicata, perché comunque il regolamento non escludeva il fatto che nelle squadre fossero presenti persone appartenenti ad altre regioni. Solo la Calabria quanto sarà grande all'interno di questa torta? Attualmente nella prova generale che si terrà a marzo avrà un'estensione di 1,35 m, mentre nel progetto finale ad ottobre avrà una lunghezza di 5,60 m. Tutta commestibile e decorata con soggetti in pasta di zucchero. Noi andiamo a rappresentare le caratteristiche agroalimentari e monumentali della regione. Ogni squadra per la sua regione ha scelto quello che riteneva più idoneo, più rappresentativo per la regione stessa. Un ruolo particolare è quello del cake designer, ancora poco conosciuto in Italia. L'Associazione Nazionale Cake Designer Italia ha proprio questo fine, quello di dare al decoratore di torte un ruolo riconosciuto, che è diverso da quello del pasticcere. Esiste il pasticcere che fa la torta dalla base, che allo stesso tempo può essere anche un decoratore, ma esiste una figura che è quella del decoratore che fa solo quello. Il cake designer è una figura ancora non riconosciuta proprio ufficialmente. Voi lo fate per passione, però volete prendervi anche la soddisfazione di entrare nel Guinness dei primati. Sì, certo, insomma una passione che alla fine ci darà tanta soddisfazione e alcune di noi hanno la speranza che prima o poi possa diventare magari un lavoro a tutti gli effetti.